primo impatto deve essere di grande ammirazione da subito per Morandi, che ci appare subito un artista formato, anche se ricco di suggestioni, da Cézanne al primo cubismo. Nel 1920 Morandi dice: voglio essere me stesso, quindi lontano, abbandona le suggestioni delle influenze che aveva subito prima, cioè della cultura francese o anche della metafisica, e ritorna alla realtà, perché la pittura di Morandi parte sempre dai dati del visibile, naturalmente poi in una rielaborazione, in una interpretazione personale, spogliando però la realtà, diciamo, dalle spine della realtà, no? Per lasciare solo quella che è l'evocazione.